Per evitare la possibilità anche remota di affermare l'esistenza di Dio attraverso il discorso morale, l'ateo arriva a negare un'evidenza oggettiva, l'emergere spontaneo di una morale della reciprocità che regola i comportamenti umani nell'ambito della civile convivenza, dalla notte dei tempi. Ma oggi sappiamo anche scientificamente che ci sono delle basi neurofisiologiche legate alla nostra capacità di distinguere il bene dal male, il comportamento buono dal comportamento cattivo, la giustizia dall'ingiustizia. Il professore di psicologia di Yale, Paul Bloom, ha studiato le basi evolutive di questa morale della reciprocità, essendosi reso conto che sarebbe stato adattivamente molto vantaggioso saper distinguere i comportamenti buoni da quelli cattivi, perché si vive insieme, si lavora insieme, siamo creature sociali. Bloom ha fatto una serie di esperimenti scientifici ed osservazioni che lo hanno portato a ritenere l'esistenza della legge morale naturale come un dato emergente nella natura umana fin da subito. Siamo cablati da millenni di evoluzione per distinguere il bene dal male. Attraverso lo studio di bambini di un anno, dunque piccolissimi, non ancora indottrinati culturalmente dai valori di riferimento della famiglia, della società, Bloom e la sua equipe si sono resi conto che questi piccoli esseri umani sono già capaci di distinguere comportamenti buoni da comportamenti cattivi e dare una valutazione di tipo morale alle azioni cui si trovano ad assistere. Mettendo in scena davanti a questi piccolini uno spettacolo di marionette, i bimbi sapevano distinguere l'eroe, il buono che va verso la vetta, e il cattivo che cerca di buttarlo giù, e si avvicinavano invece all'aiutante, colui che aiutava nella scalata il protagonista di questa piccola narrazione. La loro capacità di comprensione emotiva si esprimeva attraverso mimica facciale, gesti, partecipazione emotiva, empatizzazione con il protagonista e vicinanza affettiva alla marionetta buona. L'evidenza è stata schiacciante. Bambini di un anno sono già in grado di esprimere un giudizio valutativo sociale di tipo morale. A risultati analoghi è giunto lo psicologo dello sviluppo Michael Tomasello, co-direttore del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, in Germania. Anche qui una vasta gamma di studi su bambini piccolissimi ha evidenziato la presenza di uno spirito altruistico innato precedente alla concettualizzazione dell'interesse utilitaristico che si potrà trarre successivamente da capacità cooperative. La posizione teistica in campo morale, ovvero il realismo morale, è supportato dalle evidenze osservate scientificamente. Fin da piccolissimi i bambini sono capaci di distinguere il bene dal male, l'azione giusta da quella ingiusta, e provano una naturale e sincera, spontanea empatia per i personaggi buoni e un disprezzo, un disgusto, una diffidenza verso quelli cattivi. Mostrano di empatizzare, di capire le emozioni di chi soffre e desiderano aiutare, prestare soccorso, e capiscono quali azioni mettere in atto per alleviare l'evidente disagio, l'evidente sofferenza di chi si trova in difficoltà. In altre parole, sia che vogliamo affrontare il tema morale partendo dall'alto, dal fatto che siamo figli di Dio, dunque portiamo impressa in noi la sua immagine e somiglianza e ci realizzeremo soltanto nel bene, nella cooperazione, nella generosità, nella reciprocità e nell'altruismo, sia che vogliamo partire dal basso, dunque dallo studio sistematico della natura umana, neurofisiologica, biologica, evolutiva, il risultato sembra proprio non cambiare ed essere convergente verso l'emergere spontaneo di una regola della reciprocità, una regola morale del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, una naturale empatia per le persone buone, le persone generose, cooperative, che rendono la vita e il mondo un posto più giusto, un posto migliore.
A fronte di queste considerazioni mi sembra evidente che l'approccio relativista, soggettivista al tema morale sia del tutto inadeguato e insostenibile intellettualmente. In campo morale però le spiegazioni scientifiche si dimostrano sempre parziali e non sufficienti per giustificare l'obbligo morale, il dovere morale che incomberebbe su di noi di fare il bene. È la cosiddetta fallacia naturalistica. La evidenziò per primo Hume e poi fu sviluppata dal filosofo Moore. Dalle descrizioni di come funziona il mondo non conseguono logicamente e filosoficamente in modo coerente delle prescrizioni, ovvero dei comportamenti che dovremmo adottare. In altre parole, anche una volta ottenuto un buon modello descrittivo di come siamo giunti ad essere ciò che siamo qui oggi, non deriva da questo una prescrizione di carattere morale, un obbligo morale, il doversi comportare bene secondo questo schema soggiacente di tipo biologico e naturalistico. Non basta sapere che l'uomo è una creatura razionale, una creatura sociale, predisposta per un certo grado di empatia, tutto questo non ci dice che è bene, che è giusto non abusare del prossimo, non trarre profitto mentendo al prossimo, non pensare solo a se stessi e alla propria ristretta cerchia. Il valore della generosità, il valore dell'altruismo, il dovere morale di occuparsi di chi è rimasto indietro, tutti questi valori morali e i doveri morali correlati non sono giustificati da una mera descrizione funzionale delle nostre peculiarità di specie. In altre parole, è necessaria la presenza di una autorità morale trascendente che faccia da fondamento ontologico di una legge morale buona. Ed è evidente che fra le autorità morali sorte nella storia, la figura imponente dell'umile Messia della Galilea, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, spicca rispetto a tutte le figure analoghe. E in uno dei discorsi più forti, più significativi, il Cristo prese un bambino, lo mise al centro e disse espressamente: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli». Il regno dei cieli appartiene ai piccoli, agli umili, agli ultimi, a coloro che agli occhi del mondo sono niente. Eppure noi adulti che abbiamo perso la purezza originaria, che abbiamo trasgredito, assaporato il peccato e ci siamo corrotti in misura maggiore o minore, non potremo entrare nel regno dei cieli se non ritorneremo come dei bambini, nel loro fiducioso abbandono alle braccia paterne, nella loro spontanea apertura al bene. La proposta che un teista fa è di vedere l'uomo in modo olistico, non soltanto come un animale emerso dal basso, ma come un figlio di Dio chiamato a realizzare la sua alta vocazione umana. Soltanto eleggendo come nostro nord morale di riferimento il più alto valore concepibile, ovvero Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, l'ideale verso cui tutti possiamo e dovremmo tendere, potremo sperare di creare società via via sempre più umanizzate e umanizzanti. Deus Caritas Est. È questa l'essenza e il cuore della rivelazione giudeo-cristiana. Dio è amore. Pertanto Gesù insegna che amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima e le forze e il prossimo nostro come noi stessi sono la via della vita. Una vita ben spesa, una vita felice, una vita realizzata. L'amore è paziente. È benigno l'amore. Non è invidioso l'amore, non si vanta. Non si gonfia, non manca di rispetto. L'amore non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. L'amore tutto copre. L'amore tutto crede. L'amore tutto spera. L'amore tutto sopporta. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla.